Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Oggi parliamo della Wing Sung 3001, ovvero una replica in sas cinese della Pilot 78G. Questa penna viene fornita con il suo converter e può utilizzare anche le sue cartucce proprietarie. L'esemplare che proveremo oggi è caricato con una cartuccia di inchiostro nero. La caratteristica di questa cartuccia è che è richiudibile. Una volta vuota, basterà rimuovere il tappo posteriore, riposizionare la pallina in modo da richiudere il collo, ricaricare l'inchiostro con una siringa e poi riposizionare il tappo posteriore. Avremo così una cartuccia perfettamente sigillata, pronta all'uso. Che cosa vuol dire? La cartuccia noi abbiamo. Cartuccia è fatta in questo modo. La parte finale vi è un tappo che praticamente lo potete vedere, questo qua, vedete, nella parte trasparente. Come prima cosa, una volta vuota e una volta pulita, dovremmo riposizionare la pallina in questo modo. Vedete, prendiamo ad esempio una cartuccia Pelican. Qui abbiamo la classica pallina introdotta nella Pelican. Basterà introdurre la pallina, vedete, e a questo punto con una parte in legno tubolare basterà spingerla in modo che la pallina, ecco, si posizioni in questo modo qui, in modo da sigillare la parte anteriore della cartuccia, quella che io definisco il cosiddetto collo. A questo punto, una volta inserita la pallina e sigillata la parte anteriore, andremo a riempire, dopodiché reinseriremo il tappo e avremo praticamente la nostra cartuccia perfettamente chiusa e soprattutto la potremo trasportare senza nessun problema. Bene, vediamo adesso le misure. La lunghezza della penna chiusa è di 135 mm. La lunghezza solo fusto è di 122 mm. La lunghezza con cappuccio calzato è di 152 mm. Il diametro del fusto è di 11 mm. Il peso solo fusto è di 9 grammi per un peso totale di 13 grammi. Passiamo adesso alla prova di scrittura. Il pennino presenta una certa flessibilità. Vedete, se io premo avrò un tratto decisamente più marcato. La penna non presenta skipping. Vediamo come si comporta con la scrittura rovesciata. Abbastanza generoso. Proseguiamo adesso con alcuni versi tratti da una poesia di Giosuè Carducci intitolata San Martino.
Bibbia agli articoli. Più vicinando sale. E sotto il maestrale. Urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo. Dal ribollir dei tini. Dal aspro odor dei vini. L'anime a rallegrar. Poesia poi prosegue con altre due quartine. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. La penna è dotata di un pennino extra fine che scrive veramente molto bene. Oggi lo abbiamo testato con il suo inchiostro proprietario e devo dire che risulta molto scorrevole e non presenta feedback. Bene, cari amici, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti dal Pellicano. Buongiorno cari amici, questa piccola coda si è resa necessaria perché purtroppo anche questa Wing Sung si è rotta praticamente, si è formata una crepa, non so se è possibile vederla, proprio in questo punto nella sezione, per cui chiaramente una crepa del genere non fa altro che causare una perdita di inchiostro, per cui ha una pedina di inchiostro, per cui questa penna è praticamente inutilizzabile, quindi anche lei andrà a finire nell'astuccio delle penne rotte. Così, purtroppo anche per questa penna cinese ha seguito la sorte di altre sue consorelle. Peccato. E come sempre, al termine di questa breve coda troverete l'ingrandimento delle prove di scrittura. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.